Eccoci qua. E stasera con me tornate Emma D'Aquino, grazie. E poi c'è Luisella Costamagna, conduttrice di Agorà, ogni mattina su Rai 3. Sì. Sono molto contento di averti qua. Anch'io felice di essere qui. E abbiamo con noi il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza. Grazie professore di essere con noi. Voglio subito andare a Palazzo Chigi e Roberto Chinzari, perché abbiamo cominciato con la notizia dell'ultima ora, e cioè che alcune regioni italiane tra qualche ora, da domenica, cambiano situazione, cambia colore e cambia quindi anche in qualche maniera le misure restrittive, sono più stringenti. Roberto, vengo da te allora. Da domenica sono in vigore queste misure, giusto? Esatto, da domenica, quindi Toscana e Campania saranno regioni, zone rosse, così come già il Piemonte, la Val d'Aosta, la Lombardia, la Calabria, e in queste zone ovviamente sono vietati gli spostamenti sempre anche all'interno del comune, verso comune e regioni esterne. Ci sono la chiusura dei negozi, dei bar e dei ristoranti, e didattica a distanza non solo per le superiori ma anche per la seconda e terza media. Queste sono le misure principali, ma poi anche altre regioni vanno a raggiungere la zona arancione, quindi Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia e Marche. Anche qui ci sono ulteriori restrizioni rispetto alle zone cosiddette zone gialle, e cioè anche qui divieto di spostamento verso l'esterno, cioè nel senso verso gli altri comuni e verso altre regioni, la chiusura dei centri commerciali, i negozi rimangono aperti, chiusura di bar e ristoranti, e c'è la didattica a distanza per le secondarie. Di fatto in questo momento rimangono come livello di allerta giallo la Sardegna, la provincia autonoma di Trento, il Molise, il Lazio e il Veneto. Alberto. Grazie Roberto, grazie. Questa è la nuova fotografia dell'Italia. Chiedo subito al professor Ricciardi, era inevitabile, sono chiusure inevitabili, il monitoraggio è stato fatto, sono stati seguiti i 21 parametri, giusto? E sono misure sufficienti, qual è la sua valutazione? No, la mia valutazione è che sono misure necessarie, forse in alcuni casi andavano prese un po' prima, però di fatto sono tutte finalizzate a prendere decisioni sulla base della circolazione del virus nella specifica area geografica. Adesso, come abbiamo sempre detto, bisogna aspettare un paio di settimane per vedere gli effetti. E qualcosa si sta già vedendo nelle zone che sono state identificate come rosse la settimana scorsa, però perché questo sia un trend, come posso dire, chiaramente prima in appiattimento e in discesa, dobbiamo aspettare un altro paio di settimane. Quando lei dice in alcuni casi troppo tardi, si riferisce alla Campania, che è stata monitorata e che poi è passata dal giallo al rosso direttamente? Sì, per esempio nell'area più che la Campania, l'area metropolitana di Napoli era un'area che era evidentemente in sofferenza, così come ci sono altre aree, per esempio la stessa Milano, Torino, Genova, probabilmente se fossero state prese due settimane prima quelle decisioni non sarebbero mai diventate rosse, ma avremmo potuto evitare delle chiusure più dure. Tu hai raccontato in questi giorni, dato voce anche ai governatori, no? Alcuni chiedevano già di diventare zona rossa, per esempio De Luca ha fatto... Sì. Molto, e invece adesso come ti pare questa nuova fotografia? C'erano alcuni che però dicevano il contrario, che magari volevano misure meno restrittive, quindi diciamo che c'è stato questo conflitto Stato-Regioni che insomma secondo me ha lasciato perplessi anche molto gli italiani. In questo momento bisognerebbe, sono per una concordia, una responsabilità nazionale, che invece il rimpallo di responsabilità che si è visto soprattutto in campagna tra sindaco, governatore, passaggio, continua ancora a maggior ragione perché... visto che sono loro che consegnano i dati, cioè, sulla base dei quali vengono decise le zone, non si capisce perché dopo le decisioni si lamentassero. Peraltro De Luca ancora poco fa, prima della decisione, su Facebook ha di nuovo chiaramente... Poi ha parlato anche del caso di cui abbiamo trattato. Sì, ha rivendicato il fatto che lui comunque già da tempo aveva pensato di chiudere tutto. E sì, questa responsabilità, no, questo auspicio alla responsabilità che non deve essere soltanto quella dei cittadini, ma insomma quella delle regioni o dei presidenti delle regioni, queste prese di posizioni così a volte, posso dire, ma anche un po' strumentali, no, ideologiche, lasciano molto perplessi. E allora, professor Ricciardi, naturalmente c'è una domanda che tutti ci facciamo, perché lei ci stava dicendo che dove la zona rossa è stata messa in campo con in qualche maniera tempestività, si vede già una flessione della curva del contagio, seppure oggi i numeri sono molto importanti, perché abbiamo superato la soglia dei 40.000, il numero dei morti è ancora un numero
che fa davvero molta, molta, molta impressione, l'indice è al 16%. In questi giorni si parla tanto del Natale, di cosa ci aspetta. Vorrei cominciare con questi titoli che come dire, documentano le dichiarazioni di esponenti importanti del governo e poi chiedere anche a lei cosa ci aspetta. Guardate. Oggi mi sono svegliato leggendo Massimo Gramellini, no? Che parlava proprio di questo Natale su Corriere della Sera, perché poi si dice chi sono i parenti stretti, ma sono sei, ma sono otto, ma si potrà fare. Ecco, professore, lo chiedo a lei che ha il polso, diciamo, diretto della situazione. Che cosa ci aspetta? Perché manca veramente poco, mancano 40 giorni ormai. Ma ci aspetta di essere prudenti, perché di fatto la circolazione del virus sarà ancora intensa. Infatti, volevo sottolineare, non è una flessione, è un rallentamento. Dell'aumento. Un rallentamento dell'aumento, quindi è presumibile però che se appunto queste misure avranno effetto ci sarà un appiattimento, quindi non ancora per Natale probabilmente una diminuzione. Insomma, l'esperienza del passato ci dice che quando purtroppo non facciamo le chiusure precocemente, dopo per ritornare ai dati prima c'è bisogno di molto tempo. Addirittura il nostro lockdown è stato quello che in Europa è cominciato per primo e finito più tardi, è durato 2 mesi, analogamente a quello di Wuhan, per cui noi in questo momento, se facciamo i calcoli, arriviamo al ridosso del Natale quando avremo un appiattimento, speriamo, ma ancora con una circolazione intensa. Quindi non ci possiamo permettere degli allentamenti nell'attenzione, perché la casa in questo momento è il posto dove maggiormente si diffonde. Quindi se uno ospita, dico per dire, un pranzo, una cena, con parenti di cui non sa esattamente quali sono i comportamenti, magari sono andati al lavoro, nei mezzi pubblici, è chiaro che in quel momento se entra un infetto, a maggior ragione se entra un cosiddetto super diffusore, in quella casa il contagio entra dirompente, quindi vengono contagiati tutti, per cui è necessario essere molto prudenti, essere in pochi, anche all'interno rispettare in qualche modo le distanze di sicurezza e abbracciarsi e baciarsi solo con le persone con cui si convive oppure si è assolutamente sicuri che queste persone vivono in una bolla, cioè sostanzialmente non hanno avuto grandi contatti con l'esterno. Alberto, è vero parenti che stretti, ma non troppo. È vero che ormai, come dire, abbiamo bisogno che qualcuno ci dica cosa dobbiamo e cosa non dobbiamo fare nei limiti precisi, però posso dire che questa riflessione sul Natale mi fa sorridere, ma amaramente. Abbiamo, come dire, rinunciato alla scuola, perché possiamo dirlo che il lockdown per la scuola è quasi totale, e vogliamo parlare del Natale, ma in una, come dire, in quello, nel momento in cui ci troviamo, nella situazione in cui ci troviamo, con i ragazzi che stanno a casa, mentre sappiamo benissimo quanto la scuola in presenza sia fondamentale come agenzia educativa e sia fondamentale proprio nella, come dire, nel, non solo nell'istruzione, ma nel rapporto sociale, certo, tra i bambini, formazione. E parliamo del Natale, a me fa ridere francamente. Però sai, una domanda che tutti si fanno, è necessario, perché come noi durante il lockdown noi immaginavamo poi l'arrivo della primavera e dell'estate come un momento per ritrovarsi, penso alle famiglie a distanza, penso appunto a chi per mesi non ha potuto vedere i propri cari, così adesso si aspetta questo Natale, anche perché ci è stato detto che siamo adesso attenti, così potremo fare il Natale in sicurezza. Sì, poi ma l'estate l'abbiamo vista, però. Cioè, la prospettiva è quella di un peggioramento, nel senso che i colori, no? Questi colori sono progressivamente via via sempre più rossi, francamente. Ci hanno detto che potevamo stare tranquilli in estate. Che è testimoniato da esperti, da scienziati, mi affido a loro ovviamente, che se noi ci liberiamo con il Natale rischiamo davvero progressivamente dopo, con una seconda ondata, una terza ondata, è reale, io starei molto attento e quindi sono disponibile a tutte le restrizioni anche nazionali. Quello che dici tu necessarie. È suffragato anche da, appunto parlavi di esperti come Giuseppe Ippolito, il direttore dello Spallanzani di Roma, che dice attenzione, perché la terza ondata potrebbe arrivare proprio a Natale, esatto. Guardate.
Il passato deve insegnare in vista del Natale di Capodanno. L'errore commesso la scorsa estate è da evitare. Un monito arriva dal direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito. Altrimenti non ci saranno alternative se non la terza ondata che tutti vogliamo evitare e che il sistema sanitario già al collasso non sarebbe in grado di sostenere. Tre ondate, proprio come l'influenza spagnola che investì il mondo alla fine della Prima Guerra Mondiale, la più grave pandemia del XX secolo. Durante le feste natalizie, ormai da più parti, si raccomanda di rispettare le misure di contenimento con distanziamento e mascherine, di evitare viaggi, feste, grandi incontri familiari per poter tornare così a festeggiare come siamo abituati a fare a Natale 2021. Arriverà il vaccino, gli effetti positivi si vedranno in primavera. Per Ippolito servirà tutto il prossimo anno per tornare alla normalità, ma a gennaio si dovranno tenere gli occhi ben aperti per evitare la terza ondata. Il periodo più critico sarà febbraio-marzo. In una situazione così delicata, nessuno può permettersi di essere imprudente e di abbassare la guardia. Allora, prima di sentire il professor Ricciardi, voglio raccontarvi quello che sta accadendo a Napoli, no? Noi siamo stati l'altro giorno lì dove viene, diciamo, nella patria del presepe, non c'era nessuno. I commercianti lì come si stanno preparando? Sono anche molto arrabbiati, perché è chiaro che in questo momento di grande difficoltà a Natale non ci pensa quasi nessuno, meno che mai forse a fare acquisti. Guardate. Piazza Mercato, ci sono gli abeti e c'è la neve, finti, come l'allegria per questo Natale che verrà. Di questi tempi stavano centinaia di persone a questa struttura. Oggi la gente è terrorizzata, non ce n'è proprio. I commercianti qui cambiano articolo ogni due mesi. Adesso è il momento del Natale, che rischia di rimanere in magazzino fino all'anno prossimo. Quanti alberi hai in magazzino? Ma ti devi calcolare sempre 3-4 mila alberi, qualcosa in più e non in meno. E quindi quanti soldi? Deve parlare da un minimo da 700-800 mila euro. Si vende? L'attività. Se lei ci vuole comprare l'attività, la struttura, allora quella sarebbe, per il resto no. Non possiamo dire che stiamo vendendo. Sono 13 famiglie a lavorare, che se ci chiudono noi abbiamo prima noi il problema di cosa ci dobbiamo inventare e dopo queste 13 famiglie che hanno figli e piccioni da pagare. Qualche cliente passa, guarda e forse compra. Ce ne sono per tutte le tasche, dai 20 ai 1000 euro, ma le tasche sono buone. Allora buon Natale. Grazie, grazie, grazie. E come si dice a Napoli, grazie Famaron. Allora, questa è la situazione di Napoli. Professore, vediamo insieme questo grafico, ci aiuti lei a capire se effettivamente, come alcuni teorizzano, il picco dovrebbe essere intorno al 27 di novembre, quindi tra poco. C'è un grafico che fotografa la situazione e poi c'è anche questa decrescita della curva. Lei condivide questo punto di vista e di analisi? Ma guardi, l'andamento dell'epidemia dipende dai comportamenti. È chiaro che se questo picco è stato disegnato in funzione dei comportamenti rispettati nelle regole, probabilmente sì, potrebbe anche essere. Però se questo non viene fatto, è chiaro che questo salta, che significa che probabilmente avremo una crescita anticipata e un picco invece che verrà rimandato nel tempo. Quindi tutto dipende dai comportamenti individuali, cioè dall'evitare di in qualche modo assembrarsi, stare vicini, essere prudenti all'interno delle proprie case, lavarsi le mani, insomma quello che ormai stiamo dicendo. Nel caso che questo venga fatto, sì. Voi cosa vedete in giro? Perché tutti noi facciamo una vita molto ristretta, sì. Però chiaramente insomma anche negli spostamenti, io ogni giorno vengo qui, eccetera. E vedo, devo dire, che c'è molta attenzione. Qual è il vostro, diciamo, termometro, Luisella? Io vedo un tasso di insofferenza invece in questo momento ben maggiore rispetto alla responsabilità che bisogna riconoscere c'è stata da parte degli italiani nella prima ondata, e credo che sia un'insofferenza un po' per l'incertezza delle regole. Cioè il fatto di non sapere, noi ad Agorà cerchiamo di farlo capire come cambiano le regole a seconda del colore delle regioni, e per molti queste regole non sono chiare. Posso portare i miei figli a scuola in un altro comune, non lo so, a seconda, certo, delle regioni. Certo. Quindi c'è un tasso di incertezza delle regole e secondo me c'è anche un tasso obiettivamente di delusione per ritrovarsi in un'emergenza dopo i sacrifici che si sono fatti, e quindi crea questo mix, secondo me crea un tasso di insofferenza per cui vedevamo gli italiani cantare dai balconi a marzo, adesso a tutto pensano fuorché a cantare, questo
temo che sia anche a ricasco un'insofferenza, certo, di regole. Che... insofferenza e forse anche un po' di stanchezza. Sì, devo sì, dire sì, appunto, anche esasperazione. Sì, devo dirti, noi viviamo nel Lazio, quindi a Roma, e posso dire anche il traffico, perché una unità di misura importante per noi è anche il traffico. Quindi durante la giornata mi sembra assolutamente che non sia cambiato nulla. Ah, ecco. Di sera, io vivo nel quartiere Prati, di sera devo essere sincera, ma dalle 17.30 in poi è come, ecco, se si fermasse, se tutto. Sei, moltissimi amici ristoratori e il barista, eccetera, che ci dicono noi chiudiamo anche prima, cioè, della chiusura, necessaria. No, perché su questo una riflessione speriamo che serva. Fare, che sugli esercenti commerciali. Sì, questo... cioè c'è un tasso di paura, perché tu puoi, sì, ovviamente rispettare, non chiudiamo, però sì, valutiamo anche la paura. Speriamo, di chi ma... non va più dal parrucchiere, esatto, anche se resta aperto, quindi il danno, sì, per l'economia. Ma la frase che ti dicono sempre è speriamo serva, quindi speriamo. C'è la voglia, no, di fare qualcosa per gli altri, che poi quello che facciamo, le limitazioni servono per noi, ma servono anche per gli altri. Questo bisognerebbe, sì, capirlo. Allora, cerchiamo di capire, mettere a confronto queste tesi su quando è che veramente, insomma, si toccherà il picco, e speriamo poi che ci possa essere una flessione. Guardate. Tabelle, proiezioni, dati, andamenti per ipotizzare il futuro che sarà da qui a poco. Due settimane dovrebbe arrivare il picco dell'epidemia. Per l'esattezza il 27 novembre, secondo Roberto Battiston, fisico dell'Università di Trento, e dall'inizio di dicembre in poi si assisterebbe ad un graduale rallentamento. L'ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana ha studiato l'epidemia fin dalle prime fasi, applicando alla propagazione del virus tecniche matematiche usate solitamente per i buchi neri. Quindi, tenendo conto degli effetti delle misure dei DPCM, se dovesse proseguire il rallentamento della curva osservato da fine ottobre, questo è ciò che ci si potrebbe aspettare da qui alle prossime settimane. Secondo il fisico, ora i contagi salgono a velocità via via ridotta. Il 27 novembre si prevede il picco di infetti con 827.000 casi, ma gli effetti dell'ultimo decreto si vedranno già a partire dal prossimo fine settimana. Su tutto resta una sicurezza. Adottando comportamenti corretti, il virus si può riportare a livelli accettabili, riuscendo così a gestire sia la pandemia sia un'economia in sofferenza. E in tutto questo, nel quadro che stiamo fotografando, abbiamo visto prima la situazione delle terapie intensive in quasi tutta Italia, noi cerchiamo di fare un quadro dell'eccellenza e anche della grande emergenza. Poi ci sono loro, ci sono medici, infermieri, che devo dire in questa seconda ondata forse li stiamo un po' dimenticando, erano gli eroi del lockdown, e adesso invece parliamo poco di loro, ma loro sono sempre lì in prima linea a fare i doppi turni, a fare le notti, e c'è anche chi, come le dottoresse che sono nostre ospiti, poi si svegliano di notte con gli incubi. Ringrazio molto Celeste Vullo e Barbara Simone, due giovanissime dottoresse che sono impiegate all'Ospedale Civico di Palermo. Grazie di essere con noi. Allora, voi avete praticamente cominciato proprio l'esperienza diretta in corsia con il virus, giusto? Sì, io personalmente sono stata da questo, quindi durante il mentre io da dire un mese, quindi nel piano allora, purtroppo naturalmente un collegamento diciamo con Skype, e quindi non abbiamo forse una buona, vediamo se riusciamo a sistemare il collegamento con le nostre dottoresse, perché è una storia molto bella quella che voglio raccontare, speriamo di riuscire a farlo. Professor Ricciardi, vengo da lei, perché effettivamente insomma quello che dicevo è un po' vero, cioè il nostro atteggiamento è un po', si è un po' cambiato, anche quello che diceva Luisella, no? Rispetto a prima siamo stati responsabili, riconoscenti, solidali, invece ora ognuno di noi sta vivendo questo momento, questo nuovo, diciamo, lockdown, dove c'è, dove non c'è, insomma, con un atteggiamento diverso, uno stato d'animo differente. Beh, ma è normale, siamo tutti stanchi, diciamo che c'è una pandemia mentale e psicologica che colpisce allo stesso modo della pandemia virale e della pandemia economica, vanno combattute tutte e tre, e vanno combattute dando delle informazioni affidabili, semplici, comprensibili, spiegando che sarà una battaglia lunga, spiegando che i prossimi 2 mesi saranno duri e che quindi ci dobbiamo attrezzare.
però non è dicendo, illudendo che noi chiudiamo tutto, abbiamo risolto tutto, arriva il vaccino, insomma no, dobbiamo attrezzarci per essere lucidi, responsabili, e nel caso che noi lo sappiamo fare, come abbiamo fatto prima dell'estate, poi possiamo avere una vita pressoché normale. Dobbiamo soltanto ripristinare delle condizioni di circolazione del virus simili a quelle di maggio-giugno. Nel momento in cui le raggiungiamo non dobbiamo però fare gli stessi errori del passato, cioè illuderci che possiamo tornare alla normalità quando il virus ancora non è debellato. Questa è la storia della lotta dell'umanità contro i virus, è sempre stata così, solo noi ci eravamo illusi per un po' di tempo di averla definitivamente vinta. Non è così. Posso su questo, a proposito del vaccino, dicevo prima, aumentare il tasso di collaborazione tra le forze politiche, tra enti locali, governo, eccetera, però anche invitare le forze politiche a smetterla di fare annunci sul vaccino come se fosse lì a portata di mano, perché su questo si generano speranze anche infondate che non fanno bene agli italiani. Un racconto, diceva il professore, lo condivido, lo sottoscrivo, assolutamente realistico, preciso, necessario, in questo momento si deve fare. Ovviamente tutti noi festeggiamo che ci possano essere dei vaccini che dimostrano per il momento un'efficacia, quello Pfizer al 90%, certo. Ma freniamo, raccontiamo bene le cose come stanno. Anche coi tempi previsti per una distribuzione di massa, per non illudere gli italiani che in primavera saremo liberi dal virus grazie al vaccino, perché infatti, non è così e lo vediamo con Simona Giampaoli. Poi voglio sentire il professor Ricciardi, guardate. Tutti ne parlano e tutti lo aspettano e l'agognato vaccino dovrebbe arrivare in Italia tra due mesi a fine gennaio, parola del commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri. Sarà destinato prima agli operatori sanitari e agli anziani, poi agli altri, e verrà distribuito attraverso un piano del Ministero della Salute, un meccanismo centralizzato e non su base regionale. Il countdown per l'arrivo della cura anti-Covid che tutto il mondo attende è iniziato, ma parliamo di un primo quantitativo di 1.700.000 dosi per combattere il virus. Nel frattempo andranno risolte molte incognite sulle tempistiche e modalità di somministrazione e anche sulla conservazione nei container di grandi dimensioni a temperature indicate, assolutamente da rispettare. Problemi che riguardano tutti e non solo l'Italia, perché si tratta di una sfida mondiale. In molti sono al lavoro per mettere a punto il piano operativo per l'approvvigionamento, la distribuzione e conservazione, inizialmente anche a 70-80 gradi sotto lo zero, dell'arma anti-Covid. Professore, vengo da lei allora, ci aiuti a capire meglio, perché come diceva Luisella Costamagna, la notizia del vaccino, questo vaccino di questi due colossi mondiali farmaceutici ha chiaramente suscitato in tutti noi una speranza molto molto viva, però dobbiamo anche spiegare che sarà disponibile all'inizio dell'anno, sappiamo anche che sarà disponibile però per delle categorie precise, quindi gli operatori sanitari, le persone a rischio, quindi non è che noi improvvisamente saremo tutti vaccinati e quindi tutti immuni, giusto? No, allora la situazione è questa, queste aziende hanno fatto questo annuncio però ancora non hanno sottoposto ufficialmente i loro dossier alle autorità regolatorie, quindi noi stiamo parlando di affermazioni e io spero assolutamente confermate, perché altrimenti sarebbe veramente clamoroso, che verranno consegnate all'Agenzia Europea per i Medicinali entro pochi giorni. Nel momento in cui questa agenzia, che normalmente ci mette 6 mesi per valutare una pratica del genere, lo farà, e io credo che lo farà in un mese e mezzo, auspicabilmente all'inizio dell'anno prossimo noi avremo le prime dosi di vaccino, che come giustamente diceva lei saranno poche all'inizio e verranno indirizzate al personale sanitario, perché naturalmente proteggendo il personale sanitario proteggiamo anche i pazienti. E poi, nel caso che i dati ufficiali ci abbiano detto che questo è efficace anche per esempio nelle popolazioni vulnerabili, i primi gli anziani, lo distribuiremo anche a loro, però ancora non lo sappiamo. Quello che noi diciamo siamo quasi certi è che il 2021 verrà l'avvento probabilmente anche di più di un vaccino. E però a seconda dei risultati che verranno pubblicizzati, non nei giornali o nei media, ma nelle autorità, saremo in grado di prendere delle decisioni. E quindi insomma la strada è ancora abbastanza lunga. Allora voglio andare da Luca Forlani, stazione centrale di Milano, per capire cosa sta accadendo in questo fine settimana. Sappiamo di spostamenti limitati e soprattutto devono essere documentati con l'autocertificazione. Milano e la Lombardia sono zona rossa. Luca, da te.
Sì, Alberto, per lasciare la Lombardia, essendo in zona rossa, bisogna compilare l'autocertificazione. Questa è la fila in cui le persone, i passeggeri, vengono controllati dagli agenti delle forze dell'ordine, dell'esercito, della polizia, il personale ferroviario. Una stretta sui controlli qui a Milano in Lombardia viene effettuata anche nelle strade, nelle arterie stradali in prossimità dell'uscita dalla città, da Milano, proprio per cercare di evitare che si possa uscire dalla regione, dalla città, per motivi non necessari, di lavoro o di salute, come bisogna certificare nell'autocertificazione. I numeri qui in Lombardia sono ancora molto alti, 10.634 a fronte di oltre 55.000 tamponi effettuati, un'incidenza del 19,11%, e le province più colpite restano Milano con 4.451, Monza 1.236 e Varese 1.216. Sono le città osservate speciali, e l'allarme relativo all'ospedale San Gerardo di Monza viene lanciato ancora dal sindaco Dario Allevi, perché il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive resta ancora troppo alto. Grazie Luca Forlani, questa Milano in diretta. E di questi tempi, a differenza del lockdown, ognuno di noi conosce più persone che hanno contratto il virus e per fortuna molte sono guarite. La domanda è: queste persone sono immuni al virus? C'è uno studio dell'Università Gemelli che dice che cosa dice? Ce lo dice Simona Giampoli, poi commentiamo. Di fatto che un guarito su cinque potrebbe di nuovo ammalarsi. Guardate. Accade anche questo, le statistiche lo raccontano, l'incubo sembra senza fine. Un guarito su cinque torna positivo. A rivelarlo uno studio della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli, Università Cattolica di Roma. Aver contratto il coronavirus e tornare negativi quindi non significa essere fuori dal tunnel, ma anche in assenza di qualunque sintomo il 25% dei guariti si positivizza di nuovo dopo qualche settimana. La buona notizia però è che meno dell'1% ha una vera reinfezione. Resta un'incognita sapere se i guariti che si positivizzano per la seconda volta siano meno contagiosi. Lo studio è stato fatto su 176 pazienti guariti tra aprile e giugno e seguiti nel centro post-Covid del Gemelli di Roma. I risultati raccontano altri aspetti di un virus che continua a correre e conferma l'utilità di eseguire un accurato controllo dei pazienti guariti. Professore, vengo da lei per avere supporto. Che cosa capita? È davvero una percentuale quella che dice l'Università Cattolica di Roma? Uno su cinque potrebbe riammalarsi di coronavirus? Ma guardi, questo è un bellissimo studio che ci dice sostanzialmente che l'immunità contro il coronavirus purtroppo non è probabilmente permanente. Cioè ci sono alcuni virus che una volta che uno o li prende o ha una vaccinazione viene protetto per tutta la vita o comunque per un periodo lunghissimo. Poi coronavirus non è così, i coronavirus sono gli stessi del raffreddore, e quanti raffreddori ci pigliamo nella nostra vita? Più di uno sicuramente. Certo. Allora la cosa importante è che però la percentuale è molto bassa, quindi significa che c'è una buona quantità di risposta per un certo periodo di tempo. In alcuni soggetti purtroppo non sarà così, cioè alcuni soggetti non sviluppano o perdono più rapidamente un'immunità, e quindi questo rafforza il concetto che noi dobbiamo stare attenti, indipendentemente dal vaccino, indipendentemente dalla terapia, purtroppo dobbiamo in qualche modo stare attenti ai nostri comportamenti. E allora, questo fare un chiarimento che secondo me può essere utile chiedendolo al professor Ricciardi sul vaccino. Cioè il vaccino, quelli su cui si sta lavorando, che si stanno studiando, una volta fatta la vaccinazione, noi saremo sicuri per sempre a posto, ecco, o bisognerà richiamarlo più volte? Perché anche questo è un chiarimento che forse bisognerebbe fare agli italiani che si aspettano. Arriva il vaccino, e finisce mi tutto. Vaccino e sono a posto per tutta la vita. Probabilmente durerà un tot mesi, suppongo. Esattamente, cioè l'ipotesi più probabile è sia come il vaccino influenzale. Voi sapete che il vaccino influenzale noi lo dobbiamo rifare ogni anno, nel senso che dà la protezione di alcuni mesi e di stagione in stagione. Naturalmente non siamo certi al 100%, però in analogia agli altri coronavirus è probabile che questo vaccino durerà un certo periodo di tempo e poi bisognerà rifare eventualmente una dose che si chiama di richiamo, per richiamare e per risollecitare la risposta immunitaria. Professore, ma ci libereremo mai di questo virus? Perché se come l'influenza ogni anno ritorna, cioè come ed dobbiamo... Ed è pure stagionale l'influenza, questo no. Ma guardate, noi di virus ce ne siamo liberati solo di uno, che è il virus del vaiolo. Nel 1978, grazie alla vaccinazione, l'abbiamo eradicato. Cioè siamo vicini a eliminarne un secondo, che è il virus della polio, cioè ci sono soltanto pochi casi.
ma per eliminare un virus dalla faccia della terra bisogna avere una vaccinazione che in qualche modo sia efficace e duratura. Siccome probabilmente per questo sarà tra molto tempo, nel frattempo noi dobbiamo continuare a fare come facciamo con tutti i virus, cioè essere molto attenti nei nostri comportamenti, e purtroppo, siccome questo si trasmette per via respiratoria, dobbiamo stare attenti alla trasmissione delle goccioline di saliva, all'aria, certo, insomma, alle mani, quindi dobbiamo essere attenti. Duratura di massa significa una vaccinazione mondiale. Suppongo, quindi, quindi difficile realizzazione. Ci vorrà molto tempo. Grazie professore, però grazie davvero professor Ricciardi. Io l'aspetto qui quando vuole perché veramente è preziosissimo. Prima d'Agorà però. Prima scusa, d'Agorà, poi tanto siamo in fasce orarie diverse, non siamo in sovrapposizione. Grazie davvero, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, vado subito a New York da Claudio Pagliara perché anche lì scatta un nuovo coprifuoco. Claudio, raccontaci. Ecco, ti rivedo in studio, tornato a casa, welcome back. Ci sono ben 163.000 casi nelle ultime 24 ore in tutti gli Stati Uniti. Per capirci, a marzo, quando il paese è entrato praticamente in confinamento, erano neppure un quarto di questa cifra. Insomma, ma soprattutto ciò che preoccupa, se la curva, la famosa curva, non è assolutamente una curva, è una retta che va verso vette sempre più alte, davvero un andamento spaventoso. Gli esperti dicono non si è mai visto niente del genere finora negli Stati Uniti. Gli stati corrono a riparo e New York, dove peraltro le cose vanno meglio che nel Midwest, però si preoccupa perché ricordiamo a marzo siamo stati l'epicentro mondiale della pandemia, città estremamente densa, quindi da stasera alle 10 di sera i ristoranti e i pub dovranno chiudere tassativamente i battenti, potranno restare aperti solamente per la consegna a domicilio. Insomma, un piccolo confinamento, un piccolo coprifuoco che però il sindaco già avverte: se le cose continueranno a peggiorare, ed è probabile che peggioreranno, il secondo passo sarà anche la chiusura delle scuole. Per New York è un grave colpo perché questo è il sistema scolastico più esteso, quello della città di New York, più grande degli Stati Uniti, e sono 300.000 i bambini che sono tornati a scuola, di 1 milione che in realtà era il numero originale. Anche questi 300.000 incombe lo spettro molto vicino che debbano tornare all'insegnamento a distanza. Grazie Claudio Pagliara, questa è la fotografia di questo venerdì di New York. Adesso vi voglio svelare cosa ha scoperto la nostra inviata Giovanna Civitillo, che saluto, durante Ama Sanremo ieri sera. Cosa è successo? Ce lo racconta lei, guardate. Complimenti ai Desideri, complimenti a Gaudiano. Si va a Sanremo il 17 dicembre, non prendete impegni, mi raccomando. Parlo con il padrone di casa? No, non sono il padrone di casa, il padrone di casa è Luca Barbarossa, perché questo studio è suo. Io pago, prestato niente, lui vuole un affitto ogni settimana, e quindi ti lascio con il padrone di casa, grazie. Luca! Ciao, sì, questo è lo studio di Radio 2 Social Club, l'ho subaffittato ad Amadeus, che mi fa un bonifico come tutti sanno. Questa sera non ho visto la tua agendina. Come sono andato? Benissimo, sei stato bravissimo. A un certo punto ho visto i capelli dritti così. Che senza agenda mi vanno i capelli. Lo so, purtroppo sono meccanismi di noi. Noi gente così, strana. Tutto quello che mi resta è una domanda. Sei stato stupendo. Grazie. Quanto grazie. È difficile portare un tema così delicato su un palcoscenico? Tantissimo, è stato tanto difficile anche scriverla questa canzone. C'è un riferimento alla scomparsa di mio padre ed è un evento assolutamente traumatico che ha cambiato tutta la mia vita. Emma, ciao, l'occhio social di Ama Sanremo. Giovanna, grazie, ma voglio salutare prima di tutto Matano. Ciao, mua. Come pistola pure parole fanno male. È una ferita aperta, un colpo cuore non sapere. I Desideri, ragazzi, complimenti. Io non ci credevo, stavo quasi per piangere. Infatti. Giovedì prossimo con Ama Sanremo, grazie. E allora ci fermiamo pochi secondi, un abbraccio a Amadeus e un bacio a Giovanna. Restate lì, a tra poco. Eccoci qua, allora prima di salutarci voglio ricordarvi questa importante campagna di solidarietà 30 ore per la vita,
fino al 15 novembre, vediamo il cartello, potete donare per aiutare l'associazione a sostenere le mamme con la sclerosi multipla. Grazie alla raccolta fondi, RAI a ISM ha potuto donare alle donne affette da questa patologia 50 città italiane, quindi supporto e assistenza. L'obiettivo di quest'anno è arrivare a 80 città, potete donare, fatelo al 45580. 30 euro per la vita, si potrà donare fino al 15 novembre. Allora, grazie molte Luisella Costamagna, grazie, ci vediamo lunedì ad Agorà. Certo, alle 8, alle 8 Rai 3, su Rai 3, Agorà. Emma D'Aquino, ci troviamo al TG tra un po', qui la prossima settimana. Bene. E noi ci troviamo, se volete, qui lunedì attorno alle 5. Vi saluto, vi auguro un buon weekend e vi abbraccio.